Ben trovati ad un nuovo appuntamento con il tempo di meteo qui dagli studi di Lucania TV. Siamo pronti anche quest'oggi per esaminare quelle che dovrebbero essere le condizioni atmosferiche nel prossimo fine settimana. Ci spingeremo anche oltre, andando a dare un'occhiata a quella che potrebbe essere l'evoluzione atmosferica prevista invece per la prossima settimana. Sta piovendo in Basilicata, ci riferiamo ovviamente alla giornata di giovedì 9 febbraio, dalla quale andiamo in onda. Una pioggia che sta interessando soprattutto nelle ore pomeridiane e serali un po' tutti i nostri territori. Se possiamo dare subito un'occhiata all'immagine che ci giunge dal satellite meteorologico. Fonte EUMETSAT, immagine ripresa dal sito del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Quindi satellite riferito al 9 febbraio, vedete questa circolazione depressionaria, questo masso nuvoloso a forma, diciamo, a spirale che praticamente tra la Sicilia e la Tunisia espande le sue bande nuvolose anche verso la Basilicata, la Puglia, verso l'Italia centrale. Il tempo è peggiorato, quindi nel corso di giovedì sono arrivate le piogge, è arrivata anche la neve, ma soltanto a quote medio-alte, quindi parliamo a quote appenniniche, intorno ai 1400-1500 metri sull'Appennino lucano, localmente qualcosa in meno. Situazione comunque che vedrà nel corso dei prossimi giorni un lento miglioramento. Le piogge resisteranno ancora nella giornata di venerdì, poi da sabato è atteso un graduale miglioramento del tempo, torneranno gli spazi di sole e sembra che un'area di alta pressione voglia impadronirsi dei nostri territori, non soltanto nella parte, possiamo dire, terminale del fine settimana, ma anche per gli inizi della prossima settimana. Quindi discrete notizie per diciamo gli inizi della prossima settimana per il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, ovviamente per le manifestazioni che andranno a collocarsi all'aperto. Andiamo avanti con la successiva immagine e andiamo ad esaminare la carta del tempo per il 9 a sera per giovedì. Questa immagine ci arriva dal sito meteolucania.it di Francesco Galella e stiamo osservando con attenzione, con interesse e anche ammirazione queste immagini che appunto sono state realizzate da Meteo Lucania e Meteo Olympus. Questo modello, vedete, intravede proprio per la serata di giovedì il cuore del vortice ciclonico tra la Sardegna e la Sicilia. Proprio questa collocazione ha causato e sta causando il richiamo di correnti umide che stanno scaricando discreti quantitativi di pioggia non soltanto sull'area del Pollino e sul Metapontino, ma proprio nella notte tra giovedì e venerdì sarà interessata molto bene dai fenomeni la Puglia centro-meridionale, ma sta piovendo anche discretamente sulla collina Materana e a macchia di leopardo nella provincia di Potenza. Successiva immagine, sempre fonte meteolucania.it, vedete i venti forti da est-sud-est nella notte del 9 febbraio. Queste colorazioni sul più accese, sul rosso, qui sulla Puglia, stanno a indicare venti molto forti che potrebbero anche toccare e in certi casi anche superare i 60 km orari proprio sulla Puglia e quindi sul golfo di Taranto. Ventilazione invece più contenuta, più debole nelle aree interne ed appenniniche della Basilicata. Successiva immagine, sempre fonte meteolucania.it. Andiamo a vedere le piogge per venerdì 10 febbraio. Abbiamo detto che il tempo va lentamente guarendo, ma venerdì dobbiamo attenderci ancora delle precipitazioni. Vedete, proprio qui nel cuore della Basilicata, soprattutto diciamo nella mattinata, saranno le aree centro-orientali della Basilicata. Forse tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio saranno le zone più
meridionali del Potentino ad essere interessate dai fenomeni. Poi in serata, come dicevo in precedenza, il tempo andrà guarendo e quindi in serata cesseranno i fenomeni e si apriranno delle schiarite. Un'altra immagine sono le nevicate previste al nord Italia nel corso di venerdì 10 febbraio. Vedete, queste colorazioni sul blu e sul verde stanno a indicare proprio gli accumuli nevosi, sempre fonte meteolucania.it, previsti questi accumuli nevosi nella giornata di venerdì. Praticamente ci sarà un temporaneo richiamo freddo sulla pianura da Padana che, andando a confluire con aria umida proveniente dal basso Mediterraneo, determineranno qualche ora di nevicate appunto nelle zone del nord. Si tratterà però di fenomeni usa e getta, possiamo dire, perché fondamentalmente dureranno pochissime ore, però domani il nord Italia, dopo un inverno finora anonimo, vedrà un po' di neve anche a quote relativamente basse. Per quanto riguarda la Basilicata, le nevicate, lo abbiamo detto all'inizio della trasmissione, interesseranno soltanto i rilievi appenninici, quindi 1.400-1.500 metri, probabilmente 1.300-1.300 metri nelle zone più meridionali della regione, quindi tra Sirino e Pollino. Andiamo avanti e approfittiamo delle immagini che gentilmente Francesco Galella di Meteolucania.it ci ha fornito questa sera. Questa immagine è riferita fondamentalmente alle temperature massime previste al suolo nella giornata di venerdì, tra venerdì e sabato fondamentalmente. Vedete, dove ci sono le colorazioni rosse, lì le temperature sono più alte, vedete, sul Lazio, sulla Campania, sulle Alpi invece sono abbastanza basse. Per quanto riguarda la Basilicata, le temperature massime oscilleranno tra gli 11-10 gradi, anche 13 del Metapontino, fino ai 7-8 gradi delle zone interne del Potentino. Quindi temperature più o meno in linea con le medie del periodo per quanto riguarda la nostra regione. Queste invece sono le temperature minime previste per la giornata di venerdì, tra venerdì e sabato. Vedete, nella notte tra venerdì e sabato, o meglio nella parte diciamo terminale della giornata, le temperature minime comunque cominceranno ad essere non ancora particolarmente fredde perché è ancora presente la nuvolosità, ma poi vedremo che nella notte tra sabato e domenica, complice il cielo sereno, le temperature minime saranno ancora più basse e addirittura potremo toccare lo zero e scendere anche sotto zero. Non dovremo scendere sotto zero invece nella serata e nella nottata di venerdì, appunto complice la nuvolosità, e quindi le temperature si manterranno ben al di sopra dello zero termico. Vedete, queste colorazioni qui accese rappresentano le temperature più fredde che sono previste sull'arco alpino. Molto bella anche questa immagine. E detto questo, andiamo a schermo pieno per esaminare quelle che dovrebbero essere appunto le condizioni atmosferiche previste per questo fine settimana. Direi di partire con la giornata di venerdì 10 febbraio. Ecco la Basilicata interessata ancora da una discreta copertura nuvolosa, qualche parziale schiarita sul Mar Teota, per il resto soprattutto in mattinata saranno le nubi a dominare e saranno ancora le piogge ad essere presenti. Non si tratterà ovviamente di fenomeni intensi come abbiamo avuto nella serata di giovedì, ma comunque le piogge, sia pure in maniera attenuata, dovrebbero toccare di nuovo i nostri territori. Le temperature, come abbiamo visto, complice la nuvolosità, le minime si manterranno su valori non freddi, 5 a Potenza, 7 a Matera, le massime 6 a Potenza e 9 a Matera. Sabato 11 febbraio, ecco qui il miglioramento del tempo, le ultime nubi abbandonano la Basilicata proprio nelle prime ore di sabato, poi sarà il sole a prevalere. Non mancheranno certamente degli addensamenti durante il corso del giorno, ma saranno addensamenti poco significativi, poco consistenti
e quindi poco importanti. Per quanto riguarda le temperature, 2 la minima su Matera, 3 su Potenza, le massime 9 su Potenza e 12 nella città dei Sassi. Andiamo avanti con domenica 12 febbraio, il tempo resta tranquillo, a parte delle foschie e delle nebbie a prima mattina. Vedete, complice il cielo sereno tra sabato e domenica, come dicevo poc'anzi, le temperature minime scendono, 0 la minima su Potenza, 1 su Matera. Le massime invece tendono leggermente a salire. Perché questo? Perché il soleggiamento si farà un po' più significativo, un po' più duraturo, e quindi, complice l'irraggiamento, le temperature massime accuseranno un moderato aumento. 12 la massima su Matera, quindi una temperatura nel complesso abbastanza mite per la giornata festiva. Andiamo avanti e cerchiamo, ecco, di capire quello che sarà il tempo il prossimo fine settimana. Ringraziamo ovviamente meteolucania.it anche questa sera per averci fornito delle cartine molto interessanti con il portale di Francesco Galella, che ci tiene aggiornati praticamente 24 ore su 24, quasi possiamo dire, su quelle che sono le condizioni atmosferiche in Basilicata. Questa sera vogliamo citare anche un altro amico della nostra trasmissione, che è Antonio Conelli, responsabile di Meteo Grassano. Condizioni in tempo reale da Grassano, che sono appunto monitorate da questo appassionato della meteo, anche lui, Antonio Conelli. Vedete tutte le temperature, le umidità, le pressioni atmosferiche, le precipitazioni, le raffiche di vento per la cittadina di Grassano, una piccola ma preziosa risorsa di rilevamento dati per la collina materana e quindi, abbiamo detto, per il comune di Grassano. Quindi ci piaceva questa sera citare anche quest'altro amico della meteorologia che nel suo territorio si dà molto da fare. E vediamo di capire adesso quello che sarà il tempo nella prossima settimana. Abbiamo detto, per l'inizio della prossima settimana, le premesse le abbiamo già viste nel corso di sabato e domenica, ma per l'inizio della prossima settimana la fase atmosferica continuerà ad essere tranquilla, ci sarà alta pressione, quindi alta pressione tradotta in parole povere significa tempo stabile e soleggiato, temperature diurne miti, invece temperature notturne molto fredde a causa dell'escursione termica. Vediamo qualche cartina per la prossima settimana. Questa è una cartina che abbiamo preso dal modello fisico-matematico previsionale GFS americano per il 13 febbraio. La situazione è barica, vedete l'alta pressione insiste sempre sulla Scandinavia, ma in fluenza con le sue propaggini meridionali anche il bacino centrale del Mediterraneo e quindi l'Italia. Qui ad ovest abbiamo una depressione che praticamente se ne sta per i fatti suoi da diversi giorni sul vicino Atlantico. Le correnti fredde sono costrette ad aggirare questo mostro anticiclonico e poi a tuffarsi sulle zone più orientali dell'Europa, andando a interessare, lo vedremo fra poco, la Turchia, con altre ondate di freddo previste per metà mese. Quindi situazione altopressoria per l'Italia e la Basilicata. Successiva immagine che conferma quello che abbiamo detto, questa immagine per il 15 febbraio, quindi per mercoledì 15 febbraio, un'immagine presa dal modello fisico previsionale UCMO inglese. Vedete l'alta pressione che praticamente dalla Scandinavia si abbassa, arriva sui Balcani e interessa anche l'Italia. Questo anticiclone sta a significare quindi bel tempo e un'assoluta impossibilità per le umide e piovose correnti atlantiche di entrare franche nel bacino del Mediterraneo. Questo anticiclone però è baluardo difensivo anche per l'ingresso di correnti fredde perturbate provenienti dal nord Europa. Quindi il freddo invernale farà un doppio passo indietro la prossima settimana, perché dopo le piogge e quindi il relativo maltempo di questi giorni avremo una fase atmosferica di stanca e di relativa tranquillità. Quindi buone notizie per chi dovrà ovviamente compiere delle operazioni all'aperto e anche per chi dovrà compiere dei lavori agricoli in campagna, perché
lo ripetiamo, da sabato fino a metà della prossima settimana, probabilmente anche oltre, il tempo sarà sostanzialmente soleggiato. Ultima immagine che vediamo con voi questa sera è fondamentalmente un'altra carta del tempo riferita a metà della prossima settimana, quindi a metà febbraio, è una Reading, modello fisico-matematico inglese, vedete l'alta pressione, anche questo modello la vede stabile sull'Europa centrale, anche sull'Italia. Questa lingua verde sa indicare l'aria fredda che, come vi dicevo, da metà mese punterà dalle zone artiche fin verso la Turchia, quindi probabile una nuova importante fase di gelo e di neve sulla Turchia intorno alla metà di questo mese. Probabilmente potrebbe essere interessata, sia pure marginalmente, da questa avvezione fredda anche la penisola ellenica. Staremo a vedere nei prossimi aggiornamenti. Per quanto riguarda l'Italia, sembra escludersi al momento, ripetiamo, sembra escludersi al momento qualsiasi coinvolgimento da parte di questa avvezione fredda che, ripeto, interesserà la Turchia a metà di febbraio. Quindi con questa notizia io vi saluto, vi ringrazio per la gentile e cortese attenzione. A beneficio di coloro che si fossero soltanto adesso messi in ascolto in visione di Lucania TV, possiamo sintetizzare che sarà un fine settimana a due facce, ancora tempo instabile e piovoso nel corso di venerdì, ma già nella serata di venerdì le piogge abbandoneranno i nostri territori. Il tempo sarà in miglioramento nel corso di sabato, un miglioramento che si farà, diciamo, portavoce di una fase più stabile e soleggiata che, oltre a domenica, dovrebbe interessare anche buona parte della prossima settimana, almeno fino alla metà di febbraio, quindi fino al 15-16 febbraio. Io vi ringrazio ancora per la gentile e cortese attenzione, un grazie alla regia, vi lascio alle repliche che andranno puntualmente in onda nel corso di questo fine settimana. Per quanto riguarda la diretta, come di consueto, vi aspetto il giovedì sera tra le 20:15 e le 20:30, sempre su Lucania TV. Thank you.
roba. Voglio tutti. Lascia. Vieni qua, vieni. Allora. Un quarto d'ora buono? Sì, abbastanza buono, dai. Che fallo l'hai pure fatto. Ci fatto. Sì, Nando, vieni con me, Nando, vieni. Vieni qua, vieni. Lui ha fatto più falli però. Ma lui è abbastanza scarso però. È abbastanza scarso, di qualcosa. No, a riguardo, riguardando i falli, vabbè, ci sta, una partita del genere si soffre, giusto, è giusto, sì, l'importante è che abbiamo vinto, più 3 punti e lo so, no, abbiamo vinto, siamo contenti, ora pensiamo a mercoledì. Prima partita sull'erba del Nunzio Fittipaldi prima della sosta natalizia per il Francavilla che ospita il Nardò. Numerosi tifosi ospiti arrivati a Francavilla, ma andiamo alla cronaca. Al 6° minuto Patierno per gli ospiti tenta una deviazione sotto porta che va al lato su cross dalla destra. All'11° Versienti, sempre per il Nardò, colpisce il palo. La palla rimane davanti alla porta ma la difesa spazza via. Al 24° sempre dal limite De Gaulle tira ma il pallone scivola al lato. Al 32° altra opportunità del Nardò con Palmisano che in aria ci prova ma il portiere para. La partita scivola via fino alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo al 9° Alexic viene atterrato al limite dell'area. L'arbitro assegna una punizione sulla quale Seccum non sbaglia per il vantaggio simico. This is iPhone 7. Finale di tempo, ma non bastano i 4 minuti di recupero per cambiare il risultato. Da segnalare soltanto al 48° una punizione di Corvino fuori di poco. Quella del consenso è un'occasione, è una delle occasioni importanti della festa. Ha vinto quando è stato dato l'annuncio. Io vorrei dire questo, visto che si parla di scontamento. Un momento un po', diciamo, più semplicemente possibile, rappresentava un po' Matera, il colore di esistenza, faccio vedere il suo e io un dubbio, io un lavoro insieme, poi stato questi anni che non si è stato anche primo classificato l'anno scorso, il liceo, un ragazzo del liceo artistico, si avvicina a una
Buonasera, e oggi vi tratterrò qualche minuto per parlare di quelli che sono i progetti che l'amministrazione ha parte in mente, parte già in cantiere sui Sassi. I Sassi sappiamo sono patrimonio UNESCO e sappiamo che nel 2016 abbiamo anche festeggiato, c'è stato appunto l'anniversario, il trentennale della legge 771-1986, la legge di risanamento dei Sassi, ed è proprio da questa legge che io vorrei partire per appunto rappresentare ciò che l'amministrazione ha in mente, le azioni che sta già mettendo in campo sui Sassi. È evidente che i Sassi sono una realtà che vive, sono un patrimonio UNESCO e sono un contesto all'interno del quale è necessario fare in modo che ci siano tutte quelle condizioni per garantire tutti gli elementi vitali di una società. Per cui noi pensiamo che ciò che è importante realizzare nei Sassi siano quelle condizioni attraverso le quali oggi possiamo pensare a una società appunto del terzo millennio. Oggi noi abbiamo una realtà dei Sassi caratterizzata da una forte offerta turistica, abbiamo numerosi alberghi, abbiamo resort, abbiamo B&B, abbiamo case vacanza, abbiamo ristoranti, abbiamo, devo dire la verità, un'offerta turistica che può rispondere alle diverse utenze turistiche che possono arrivare a Matera. Bisogna però fare altro, bisogna infatti riportare in questa realtà l'artigianato, riportare il commercio, riportare le produzioni tipiche, le produzioni tradizionali, i prodotti locali, ed è importante che si porti anche in questa realtà anche quella che è la tecnologia del terzo millennio, perché non possiamo pensare a una vita, a uno sviluppo nei Sassi senza quella che è la tecnologia che ormai accompagna le nostre giornate istante per istante. E quando parlo di tecnologia, logicamente mi riferisco alla tecnologia, alla banda larga, al digitale, ecco, a tutti questi strumenti che oggi, oltre che accompagnare la nostra quotidianità, ci consentono di fruire dei nostri spazi, della nostra vita, dei nostri habitat in modo sostenibile. Ecco, questo è un elemento importante, perché se oggi noi possiamo fruire di questo meravigliosissimo contesto, di queste identità che si sono preservate anche a distanza di decenni, lo possiamo fare perché l'uomo è riuscito a vivere questi contesti garantendone però anche una salvaguardia. Oggi i rischi di contaminazioni, i rischi di degenerare sono numerosi, perché noi dobbiamo fare in modo di utilizzare questi strumenti che la tecnologia oggi si offre proprio per poter garantire uno sviluppo, garantire anche una fruizione che sia sostenibile. Quindi dobbiamo rispondere, è evidente, alle numerose istanze che ci vengono appunto dal mondo legato all'imprenditoria del digitale, proprio perché siamo convinti che questo sia uno strumento, una tecnologia fondamentale per la vita, la fruizione e la rivitalizzazione appunto di questo contesto. Accanto a questi aspetti, è evidente, non dobbiamo dimenticare che noi stiamo seguendo questo percorso che ci porterà al 2019, quindi che ci porterà appunto a Matera consacrata come capitale della cultura, per cui non dobbiamo dimenticare la necessità di promuovere cultura, di promuovere contenitori culturali, di promuovere contenitori che garantiscono anche una promozione appunto turistica, una promozione culturale di questo nostro patrimonio. Ecco, questo è l'altro aspetto importante. Non dobbiamo dimenticare che capitale della cultura significa anche città che mette a disposizione quelli che sono i contenuti e i processi culturali per una fruizione a 360 gradi. È evidente che io
per ultimo, ma non perché ultimo, ma perché è un elemento, penso io, fondamentale in un approccio diciamo organico a questo tema, è importante anche dare uno sguardo a quelli che sono i processi che ci consentono anche di fare in modo che queste fruizioni siano accessibili, ecco, quindi il concetto di accessibilità, che deve essere un concetto che deve portarci a pensare a dei processi, a delle tecnologie, a delle azioni fondamentalmente che consentano che questi meravigliosi paesaggi, questi meravigliosi contesti, questa archeologia possa essere veramente accessibile a tutti. A tutti noi, a tutta la società. Devo dire che gli strumenti che con i quali possiamo in qualche modo garantire dei processi condivisi, dei processi accessibili, dei processi corretti, li abbiamo, perché noi stiamo per diciamo presentare alla cittadinanza il piano di gestione. Il piano di gestione è uno strumento fondamentale che ci consentirà poi di diciamo creare anche l'osservatorio UNESCO, e quindi oggi abbiamo anche la possibilità di poter avere questi elementi di gestione che sono anche degli elementi garanti e garantisti nei confronti di azioni corrette. Accanto a questo abbiamo appunto la possibilità di poter diciamo fruire anche di una serie di progettualità che ci vengono anche dall'essere città patrimonio UNESCO, e quindi dal poter attingere alla legge 77 del MIBACT, e quindi la possibilità di poter progettare azioni che consentano ad esempio di realizzare un archivio multimediale, di realizzare un'informatizzazione del catasto. Evidente che tutto questo però deve essere diciamo affiancato anche ad azioni molto più pragmatiche che riguardano appunto la possibilità di poter acquisire in tempi brevi da parte del demanio nuove unità in concessione che poi il comune a sua volta potrà dare in subconcessione, con dei processi logicamente che sono dei processi a trasparenza pubblica, quindi dei bandi sui quali noi stiamo già lavorando, in modo tale da poter nuovamente rendere disponibili a diverse fasce.
Partita subito vivace. Al secondo minuto arriva un cross dalla destra per la testa di Masini. Tesoniero trattiene a terra sulla linea, ma i locali recriminano un gol che l'arbitro non concede. All'undicesimo gli ospiti recriminano per l'atterramento in area di Forgione, per l'arbitro è tutto regolare. Passano due minuti ed il Potenza passa in vantaggio con Guaita che chiude un'ottima azione di contropiede. La reazione sinnica tarda ad arrivare ed il pareggio arriva con un'azione fortuita. Sul tiro di Fanelli la palla va a finire sulle gambe di Masini che in posizione sospetta ribadisce in rete. Ma Forgione non arriva. Al quarantesimo ci prova Giorno per i sinnici dal limite, ma Tesoniero mette in corner. Nella ripresa il ritmo si abbassa, il Francavilla sembra avere una marcia in più, tanto che al tredicesimo arriva la rimonta sinnica con Marino che sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa porta in vantaggio i padroni di casa. Al ventiquattresimo i sinnici calano il tris con una bellissima azione di Capitan Seccum che serve Marino che sigla la sua doppietta personale. Partita che sembra ormai conclusa, ma al 44esimo il Potenza cerca di riaprire la partita con una punizione di Pepe che realizza uno splendido gol. L'arbitro concede 3 minuti di recupero che non servono al Potenza per poter portare a casa un punto. This is iPhone 7. Il Francavilla interrompe la serie negativa delle 3 sconfitte consecutive proprio nella partita più attesa dai tifosi sia del Francavilla che del Potenza. C'era anche la sconfitta di Gravina. Sì, ma c'era una di mezzo. Ecco, ma diciamo 3 sconfitte nelle ultime 4 partite, proprio nella partita più attesa sia dai tifosi del Francavilla che dei tifosi del Potenza. È stata una partita che ha un po' riconciliato la squadra del Francavilla sia con i tifosi anche con il suo allenatore, che può essere soddisfatto di questa prova del Francavilla nella partita col Potenza. Ma noi veniamo da un periodo molto buio in tutti i sensi, perché abbiamo subito molti gol, 3 sconfitte in 4 partite. Se prima prendiamo pochi gol non li facciamo neanche. Adesso ultime 4 partite abbiamo subito 9 gol, abbiamo fatto qualcosa in più in fase offensiva, qualche gol in più, però 9 gol subire in poche partite qualcosa non quadra. Cerchiamo di migliorare e siamo lontano. Questa vittoria di ieri ci ha dato un po' di respiro, questi 3 punti, un scontro diretto con il Potenza, però sicuramente c'è tanto da lavorare. Non basta una vittoria e si risolve tutto. Pure ieri, giocando un buon calcio a tratti, abbiamo fatto molti errori, e questi errori sono sempre quelli che si lavora in settimana. Questo dispiace, ma tutto il resto rimane ancora tanto per, prima per la salvezza, rimane tanto per migliorare questa squadra, perché ogni domenica esce una cosa nuova da fare, ogni settimana si deve fare, alla fine bisogna essere più squadra ancora. Speriamo che questa vittoria ci darà un po' di entusiasmo di fare meglio e di credere ai nostri mezzi, perché spesso come che andiamo in campo e non ci crediamo che siamo forti, e questo dobbiamo essere consapevoli che ognuno si deve sentire responsabile, ognuno deve dare qualcosa in più per diventare una squadra importante e dare soddisfazione a noi, ai dirigenti, ai tifosi. Ecco, l'assenza di Aleksić, che in un primo momento, cioè che è un giocatore molto importante nell'economia della squadra del Francavilla, vi ha potuto, diciamo, paradossalmente aiutare, perché l'assenza ti ha costretto, tra virgolette,
te a fare uno schieramento anche più prudente, nel senso più equilibrato, con l'inserimento di Marino e di Fanelli. Sì, noi abbiamo cercato di giocare spesso Massini e Alexic insieme, di risolvere il problema di fase offensiva mettendo più attaccanti, ma non è così purtroppo calcio. Più metti attaccanti, più dai riferimenti, più non trovi equilibri giusti. Con Fanelli che c'è una grande corsa, che da lui si aspettava tanto in settimana, perché sappiamo che qualità ha lui, e Marino che ti dà una qualità enorme in campo, e sapevo che andiamo una partita importante contro Potenza, perché sembra un derby regionale, e si giocava su questi due ragazzi che danno equilibrio e danno qualità, e ieri hanno fatto tutte e due bene, e Alexic adesso se ha un'altra giornata di squalifica. Ieri non è stato solo Marino e Alex, tutta la squadra ha fatto a tratti un calcio di sacrificio, di belle trame di gioco, di molti cross, pure Massini che magari l'ultima partita ha fatto non bene, e ieri pure abbiamo visto un Massini fresco, affamato di gol, ha giocato per la squadra. Bisogna migliorare ancora tanto per togliersi le altre soddisfazioni, però adesso siamo in una zona non tranquilla, perché abbiamo due trasferte più Nocerina, tre di seguito, e bisogna pensare adesso a questo San Severo e prepararlo bene questa partita. Senti Ranco, hai pensato al regalo che devi fare al tuo collega Biagioni per l'omaggio gentile, anche se in ritardo rispetto al Natale che è passato, dopo quella scelta del secondo tempo di mettere il quarto attaccante e praticamente di consegnare il centrocampo, che è la zona vitrale per ogni squadra, nelle mani del Francavilla? Ma io di Biagioni posso dire solo che è un grande uomo di calcio, un allenatore, un collega che stimo, e tutte queste cose non mi piace parlare di un collega, di loro, perché non so, la situazione lo sa lui. In casa degli altri non mi piace guardare, ma sicuramente ieri mi hanno sorpreso primo tempo con 4-3, io aspettavo un 4-2-3-1. E il primo tempo ci hanno sorpreso perché alla fine hanno fatto delle 3-4 ripartenze che potevano forse chiudere la partita prima sul 2-0, e se andavamo sul 2-0 non so come andava a finire la partita. Per questo lo stimo, lui sa i problemi suoi, io ho dei tanti problemi miei da risolvere, per questo situazione che come lavora Biagioni non l'auguro a nessuno, per questo bisogna stargli vicino e dargli tranquillità per lavorare per salvare questa squadra. Siamo qui anche insieme a Ralic, il direttore sportivo. Non è un intruso, è un addetto ai lavori importante. Questa non è stata un'annata particolarmente felice per il Francavilla, errori nell'impostazione della squadra all'inizio del campionato, poi tante disavventure, insomma è un campionato di transizione, si partirà da questi errori che sono stati commessi in questo campionato perché si possa far meglio nel prossimo campionato, e quindi c'è questa volontà da parte del Francavilla e soprattutto della proprietà Cuppero di pensare già alla prossima stagione con altre prospettive e con altri miglioramenti. Ma più che errore, diciamo, sono state causa infortuni, perché all'inizio del campionato si è infortunato Pagano, un uomo importante per questa squadra, si è iniziata la stagione prima per la Coppa Italia, quindi per forza di cose sono dovuto fare le cose prima. È normale che ripetersi, il campionato dell'anno scorso, ripetersi non è mai facile. Però penso che comunque la società abbia investito lo stesso quest'anno. È normale che se guardiamo gli investimenti si pensava di fare qualcosina in più, però purtroppo ogni annata è diversa. La cosa importante è questa, che quest'anno si chiude nel migliore dei modi. Durante l'anno c'è sicuramente, durante l'arco di un campionato, le difficoltà si incontrano sempre, è importante superarle tutti insieme, e penso che ieri con il Potenza, che era una partita
molto delicata sotto molti aspetti, anche psicologica, non era facile. Penso che la squadra abbia dato un segnale importante, però adesso non dobbiamo cullarci su questo risultato, migliorare dove si è sbagliato e continuare soprattutto sotto il profilo dell'applicazione, della corsa, della voglia, perché ieri si è vista la squadra che voleva assolutamente vincere la partita. Franco, allora diciamo, come stavamo dicendo con il direttore sportivo, sono stati 2 anni, perché non è solo questo, ma anche il precedente anno in cui la salvezza è arrivata nelle ultime giornate. Bisogna partire da questa stagione perché si possa programmare con molta più attenzione la prossima, perché Francavilla deve essere abituato più al campionato di 3 anni fa piuttosto che a questi ultimi 2. Ma adesso cerchiamo di finire nel migliore dei modi e di salvare salvabile, salvare la faccia, non solo io ma tutti i nostri ragazzi, calciatori, il nostro gruppo, staff tecnico. E dopo c'è tempo di programmare, ma sicuramente bisogna reagire e migliorare questa classifica, perché minimo obiettivo in base a quello che noi pensavamo era playoff quest'anno e noi siamo lontani 7 punti. Adesso parlare di playoff sarebbe ingiusto, perché siamo a 5 punti da playout. Per questo dico, bisogna vincere fuori casa con San Severo una alla volta e poi programmare e andare avanti, ma sicuramente non è facile. Per questo bisogna prima correggere errori e dare, permettere alla società di programmare con più tranquillità. Adesso ancora non siamo né salvi né abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ecco, secondo, però un fatto può essere detto: tu hai riconquistato la tua squadra. Io conquisterò la mia squadra quando si vince 3, 4, 5 vittorie di fila. Quando si vince una e 3 si steccano, non ti senti realizzato, né loro né io. Per questo la squadra, quando si dice squadra, deve essere quella squadra. Io do per esempio questa squadra Trastevere. Trastevere forse è una squadra, sulla carta, vi garantisco, meno nomi di tutti gli altri. Ma la più organizzata in assoluto. È una squadra che gioca da squadra. E quando noi arriviamo a questi livelli di essere squadra, nessuno ti può battere. E loro si sentono così, perché una squadra non è bella da vedere, non c'ha una grande fantasia, non c'è, però è una squadra che in ogni momento sa quello che vuole, in ogni momento come sbagli ti punisce. E noi bisogna lavorare tanto per diventare come questa squadra che adesso dà esempio in questo nostro girone come si fa il calcio. Il direttore, deve essere preso ad esempio il Trastevere, ma per quanto riguarda la lotta al primo posto ormai è ristretta a 3 squadre, Nocerino e Bisceglie sono le uniche 2 squadre che possono dar fastidio al Trastevere, atteso che per il Gravina si tratta di un flop di proporzioni gigantesche anche dal punto di vista economico. Ormai Gravina, Nardò e Gerbison dovranno lottare solamente per quel posto dei playoff che è rimasto disponibile. Sì, sono d'accordo, penso che fra queste 3 squadre forse più Nocerina e Trastevere si giocherà il primo posto, e poi ci sono gli altri a 38 punti se non sbaglio che si giocano i playoff. È un campionato molto equilibrato dove ogni domenica c'è qualche sorpresa, perché non c'è una squadra materasso. Guardiamo anche sotto, il Cinzia, Ciampino, Madre Pietra che ieri ha vinto con la Gelbison, Ciampino 2 domeniche fa ha vinto col Gravina, quindi non devi mai abbassare la guardia. È un campionato molto equilibrato, noi dobbiamo cercare in tutti i modi di raggiungere più presto il nostro obiettivo minimo della salvezza e poi magari toglierci qualche soddisfazione, perché sicuramente, come ha detto Ranco, è una squadra che c'ha nelle corde e deve credere più nelle qualità che hanno i nostri calciatori. Per concludere, secondo te Potenza, Rio Nero e Picerno, diciamo che adesso sono in lotta per evitare i play-out, perché adesso c'è un raggruppamento molto forte di squadre, in 4-5 punti ci sono una decina di squadre, quindi saranno 12 giornate all'arma bianca per evitare questa lotteria dei play-out, se ammesso che si riescano a fare come nell'auspicio di tante squadre che sperano che il vantaggio sia superiore agli 8 punti per evitare proprio i play-out.
Sì, sarà difficile per tutti, però sono convinto che Picerno, Rionero, Potenza e noi ci salveremo tutte e quattro. Sono convinto e spero così, perché la regione avrà un'altra squadra in più l'anno prossimo, che non vediamo questa di Eccellenza. Chi vince Eccellenza, per questo sarebbe una bellissima cosa per la nostra regione Basilicata, e sono convinto che tutte le carte in regola le abbiamo tutti, per questo noi siamo su un buon punto. Picerno, Rionero, domenica c'è il derby, però ancora sono 13 partite da fare, 12 partite da fare, sono 36 punti in palio. Secondo me tutte e quattro lucane, sempre salvo imprevisti, però abbiamo le carte in regola per salvarci.